l'estate, il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno. E poi purtroppo io mi rattristo perché dal giorno dopo ricominciano un po' ad accorciarsi le giornate, ma non ci pensiamo perché invece abbiamo un'estate piena con soli che tramontano tardi da goderci appieno. Allora, oggi avremo una puntata, insomma, come al solito, carica di argomenti, con un grande ospite che ha giustamente diritto di replica, che è Gennaro Liglio, appena uscito dal GF16. Noi abbiamo ospitato, ho avuto con me la scorsa puntata di Turchesando, Vladimir Luxuria insieme a Floriana Secondi, che insomma insieme abbiamo chiacchierato di tante cose, tra le quali ovviamente anche il Grande Fratello, essendo Floriana Secondi una vincitrice doc del Grande Fratello 3 e essendo Vladimir Luxuria stata un personaggio chiave, diciamo, di quest'ultima edizione del Grande Fratello. Quindi ne hanno dette un po' di ogni e giustamente Gennaro replicherà, oltre a raccontarci un po' questo amore pare esploso e scoppiato con Francesca De André. Comunque, insomma, sta per arrivare questa estate domani, e sta per arrivare anche Angela Chilli, che come al solito è bloccata nel traffico di Roma, e noi nell'attesa di Angela Chilli iniziamo un po' a gossipare qua e là. Allora, diciamo che le ultime news sono state quella che Belen Rodriguez, Stefano De Martino, che sapete che è stato un amore ritrovato, loro si sono sposati, hanno fatto questo bellissimo bambino che da oggi ha 6 anni, poi ognuno dei due ha avuto una loro vita privata. La Belen l'abbiamo vista legata al pilota Iannone, che oggi invece è legato a Giulia De Lellis, e adesso si sono ritrovati innamorati più che mai, e pare che ieri sera nella bella e ridente Milano si siano ritrovati con l'unica donna che ufficialmente ha voluto farsi vedere affiancare Stefano De Martino quando si era lasciato con la sua bella Belen, e questi tre si sono incrociati. Diciamo che è stata abbastanza complicata la cosa, ma l'amore di Belen e Stefano De Martino trionfa e ha trionfato su tutto. Addirittura qui si parla di nuove nozze, ipotetiche nuove gravidanze, chissà se la bella argentina non stia già attendendo un secondo bambino. Comunque io ricordo e ricorderò sempre il grande Maurizio Costanzo, che durante un'intervista che fece a Belen Rodriguez le chiedeva, diciamo, costantemente: ma sei sicura che non tornerai mai con Stefano De Martino? Ma dai che tornerai con lui, ma dai che tornerai con lui. Lei diceva: no, non tornerò mai con lui, ho sofferto troppo. Ma non era proprio convinta. E vedi che Costanzo c'ha sempre il fiuto che va al di là, e già aveva capito che questi due ragazzi avrebbero avuto una parentesi di allontanamento di qualche anno, perché di qualche anno. Però poi alla fine si sono ritrovati, e allora questa è una bella speranza per tutti quegli amori interrotti ma non finiti, per quelle braci non spente del tutto, con un po' di aria, un po' di vento giusto che soffi nel modo giusto, e magari si riaccende tutto più forte che mai. Comunque, allora, la nostra regia, salutiamo Chiara Proietti dall'altra parte del vetro, che ci aiuta e ci supporta sempre in tutto e per tutto. Voglio assolutamente salutare e ringraziare sempre Gossip News Italia, che è il mio e il nostro supporter numero uno, dove si possono comunque trovare tutte le notizie di Gossip e News, insieme a una nuova collaborazione, cari amici, perché oggi è nata una nuova collaborazione. Potrete trovare la rubrica di Turchesando anche su bollicinevip.com, e quindi tutto quello che accadrà nella nostra puntata e nelle puntate future ed eventuali sarà riportato non solo da Gossip News Italia, dove trovate non solo questo ma tanto altro, ma anche su bollicinevip.com. Oltre a questo voglio ringraziare delle carissime amiche, che sono le amiche di Isa e Kia, che hanno scritto un bellissimo articolo la scorsa volta riportando per filo e per segno molte delle parole dette e pronunciate da Floriana Secondi e da Vladimir Luxuria, che tra un pochino faremo anche riascoltare a Gennaro Liglio. Allora, tante persone mi hanno scritto sui social: ah, ma come mai tu inviti a questa persona, quell'altra, eccetera eccetera. Cari amici, allora, io sono innanzitutto Turchesando, è un programma aperto a tutti. Credo che il diritto di replica sia una fondamenta basilare del nostro lavoro, e quindi io sono felice di ospitare un bravo ragazzo pieno di valori. Comunque io adesso vi vorrei far riflettere su una canzone che stiamo per mandare in onda, che è una canzone molto bella che io ascoltavo da bambina, con la voce di Riccardo Cocciante. La canzone si chiama Il treno, voi ascoltatela, perché poi dopo ne riparleremo. A tra poco, Il treno della vita, Cocciante.
Io di qui su Radio Italia anni 60, 100.5, e ci ha raggiunto la mia super Angela Achilli. Buongiorno a tutti! Eccola qui, ti senti molto felice anche tu che arriva l'estate? Sì, domani? Sì, sì, ho bisogno solo di andare un po' al mare, perché insomma il traffico, Roma, ci ha un po' stancato. Io mi sono fatta una bella chioppatina di mare qui a Fregene sul litorale laziale. Ragazzi, il mare non sarà bello come quello della Sardegna, della Sicilia, della Calabria, della Puglia, e chi più ne ha più ne metta, però ci accontentiamo. Accontentiamoci, assolutamente. Esatto. Dai, per andare queste giornate di sole e prendere un po' di tintarella, che è quello che ci vuole, una no? Una tintarella di luna, esatto, ma io sono sicura che avremo al telefono il nostro amico di Turchesando, vero Chiara? C'è per caso un amico qualcuno? Di nome Antonio da Nova Siri? Pronto, pronto? Non c'è, e allora lo recupereremo. Intanto voglio parlare con Angela di varie cose. Allora, innanzitutto, tu il mercoledì ed è finito, sono dispiaciutissima. Come faremo senza la D'Urso il mercoledì? Non è la D'Urso, ci mancherà, Facciamo una sintesi. Allora, Pamela Perricciolo, secondo me tutta questa vicenda in cui più pulito ha la rogna, senza dubbio, è quella quantomeno un po' più onesta. Le altre vogliono scaricare la colpa tutta su di lei, mentre secondo me la colpa è di tutte e tre, ma la peggior di tutti rimane Eliana Michelazzo. Concordo. Davvero che rinnega quello che lei è, quello che lei ha fatto, quello che lei ha condiviso. Non ultimo, io continuo a pensarlo così, e la libertà di pensiero per fortuna esiste, un rapporto comunque d'amore, se non vero di inganno, nei confronti di Pamela Perricciolo per 10 anni. Esatto. Quindi adesso che lei vada in televisione, addirittura non so se hai visto la scena di Eliana Michelazzo che interviste, che confessava la mamma poverina malandata di 80 e passa anni sotto le telecamere di aver sposato un uomo inesistente. La mamma, nonostante malandata fosse, le ha risposto: ma a me sembrava un po' strano che a Natale questo Simone non c'era mai. Per farvi capire che giusto un cretino poverino può essere convinto dalle parole dell'Eliana Michelazzo. Detto questo, parentesi Francesca Cipriani versus Walter Nudo. Esatto, che gli ha detto che ha passato San Valentino, Capodanno, non con una donna, ma con un uomo, un esatto, amico. Esatto, ma poi con l'innocenza della Cipriani. Io devo dire che a me fa molto ridere, la trovo una ragazza molto genuina nelle buona, sue esposizioni, sì, 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 sì. Giusto? Sì. Lei si era presa una cotta per Walter Nudo, vera, la vedevamo piangere per lui. Poi lui l'ha un po' snobbata, si è un po' arrabbiata, però come molto spesso accade, le donne quando sono interessate a qualcosa, a qualcuno, seguono a distanza. Lei continua, ha seguito, continua a informarsi, ha detto che c'ha le fonti, ha detto che ha gli amici in America in comune che gli riferiscono le cose, quindi sa benissimo che Walter Nudo ha passato San Valentino in una mega suite pazzesca con questo uomo, con un ragazzo che lei conosce e parla d'amore, dice: voi siete molto innamorati, io lo conosco, conosco anche amici di questo ragazzo. Quindi Walter Nudo, sei un altro di quelli che vuole rinnegare se stesso? Ma insomma, ragazzi, in questo mondo ormai, perché uno, se è veramente innamorato di un uomo, di una donna, a noi non ci cambia nulla, ma perché non dirlo e diciamolo e manifestiamolo? Veramente, Walter, cioè, alla serenità. Fine, ma che problema c'è? Sei bello, sei simpatico, sei carino, ma qual è il problema? Rimani un sex symbol ugualmente. Esatto, magari è passato dall'altra parte, come ha detto Lele Mora, magari si sta facendo un giretto, no? Anche lui. Grande, Lele Mora. Lele è un grande. Anzi, io posso spero dirti di averlo... Brava, una volta, perché mi piace da morire. Lo ospiteremo assolutamente, perché penso che ne abbia tantissime da raccontare, sì, e sì. È anche giusto ascoltarlo, perché è un'altra di quelle persone che finché è servito è stato adorato, idolatrato. Bravissima. Appena c'era da scappare da un fango in cui tutti erano un po' mischiati o comunque rinnegare, tutti hanno rinnegato. Esatto, ma adesso che tornerà in auge, perché secondo me lui tornerà, già ho capito l'antifono, vedrai come lo ricercheranno tutti, perché magari diventa l'agente dei VIP di nuovo, no? Esatto, allora proponiamoci noi, vogliamo Lele Mora come agente. Assolutamente, lo contattiamo, senza problemi, deve venire assolutamente da noi a fare una bella intervista e raccontarci tutti i retroscena, che ci sono stati tanti, lui ne sa tante, veramente. Tanti. Anche questo legame molto profondo che ha avuto con Fabrizio Corona, che il nostro pensiero va sempre lui, che è ancora in carcere, e insomma, e ce ne sono tante altre. Come anche sapete che Melissa Satta si è lasciata con Boateng, no?
Lo Oddio, sapevi? Questo non lo sapevo, Turchi, mi lasci sorpresa, una coppia bellissima. Sì, si è lasciata con Boateng e pare che adesso abbia già un nuovo amore. Adesso ho letto qui e lì in qualche news di gossip, lo sapete che mi sfugge adesso con chi, ma adesso... Ma lei la vedremo sicuramente se è stata in Sardegna, perché frequenta sempre la Costa Smeralda e si farà vedere lì col suo nuovo amore. A questo punto bisogna andare tutti in Costa Smeralda per vederla... Per vederla in perché azione. Perché lei è proprio lei sarda, è sarda, tra parentesi, quindi... Lei è sarda. Vabbè, per un amore che finisce, un altro ritorno, abbiamo detto prima, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati più innamorati che mai, forse si risposeranno, forse lei è anche incinta. Questo volevo Ieri sapere. Ieri c'è stato un incontro ravvicinato con la frequentatrice di Stefano De Martino, la stilista, e si sono ritrovati tutti e tre a questo evento a Milano. Adesso poi penso che... Ormai è talmente consolidato il nuovo amore rinnovato e riscoperto. Che bello, mi fa sognare questa storia. Belen De Martino veramente fa sognare e ti dà quella speranza turchese che ogni tanto si può tornare anche con gli ex, vero? Sì, anche se non so se è tanto così positiva questa speranza. Ma pensiamo, sogniamo, magari, no? Va bene. No, io devo dire la verità, non so voi, anzi, un appello a tutti gli amici che ci ascoltano. Scriveteci al 392-2286-879. Voi siete per il ritorno di fiamma, cioè sperate nel vostro cuore di tornare prima o poi con qualche vostro ex, per i romani la minestra riscaldata oppure una brace mai spenta, dipende, oppure siete più per il futuro e basta, quando è chiusa una porta non si apre più, si apre un portone. Ma noi adesso diamo la linea alla nostra regia che ci farà ascoltare un pezzo sicuramente fantastico e voi al ritorno ci racconterete cosa ne pensate al 392-2286-879. Abbronzata. Veramente l'emblema di Napoli scelta dal nostro ospite che a brevissimo vi introdurremo, perché io sono molto molto contenta di avere qui in collegamento telefonico un grandissimo protagonista di questo Grande Fratello 16, un ragazzo che ha dimostrato comunque di essere rispettoso, pieno di valori e anche molto molto paziente. È qui con noi Gennaro Lillio. Buongiorno Gennaro. Ciao, buongiorno, ben svegliato. Hai sentito che canzone è quella che tu hai scelto? È Napoli di Pino Daniele. Appunto. Grazie mille. Ma scherzi? Allora, qua comincerei subito a bomba. Da dove vuoi cominciare? Vuoi cominciare a replicare alla nostra Vladimir, che era ospite qui da noi, turchesando, scorso giovedì? Sì. Dai, voglio replicare. No. Ci sei? Analizzando, giusto che Vladimir non ha fatto neanche una settimana con noi, perché ne ha fatti 5 di giorni, perché 2 giorni della settimana, una volta è uscita per andare a votare e un'altra volta è uscita per un suo, diciamo, lavoro, che ovviamente in casa non si poteva sapere. Lei ha vissuto 5 giorni con noi, tra cui di questi 5 giorni lei amava tantissimo me e Francesca, ma tantissimo. Tanto è vero che era l'unica che affermava sempre che tra noi ci fosse qualcosa, dove noi smentivamo continuamente. Bugiardi, dispiace... però bugiardi, col naso da Pinocchio smentivate. Guarda che da parte mia io non ho mai smentito, perché io ho detto sempre di essere interessato. Io sono stato l'unico che ho sempre detto sì, sono interessato. Riguardo questo, mi dispiace riprendere il fatto del letto, che è una cosa tristissima, però come tu ben sai, il letto era il mio. Francesca non dormiva nel letto con me in quella settimana, ma dormiva nel letto dove stava Chico. E ti dirò di più, ovviamente il letto mio me lo sono fatto un paio di volte, giusto che io, a differenza di tanti altri ragazzi, a 18 anni ho fatto il militare, quindi sono anche abituato a fare il letto. Però oltre questo posso anche dirti, ma ragazzi, c'è anche la parità dei sessi, quindi dobbiamo andare a vedere, a sindacare chi fa il letto, l'uomo o la donna. Penso che sia una cosa tristissima ricordare chi fa il letto, l'uomo o la donna, anche perché io ho 2 mani, ho 2 braccia e il letto me lo faccio come piace a me. Oh, hai capito? Gennaro vuole farsi il letto da solo, perché come dorme lui nel letto fatto da lui non dorme in nessun altro letto, anche giusto? Anche ti dirò la verità, perché poi c'è da dirla tutta. In casa non è che sto letto noi lo facevamo sempre, perché sto letto l'abbiamo fatto veramente una volta al mese. Ma sì, una volta all'entrata e una volta quasi all'uscita ce lo siamo fatti sto letto. Però quante ne può raccontare sto letto, secondo me? Che dici, Gennari? Che qua... No. Allora. Il letto mio...
Non ne puoi raccontare proprio. Perché ho letto che tiene il segreto, però non perché non ci siano cose da raccontare, diciamola tutta, dai, su, dai, ormai si può dire, si vedeva, eravate sotto l'occhio di tutti, si vedeva questa passione fortissima tra di voi, una passione da te molto tranquillamente ammessa, da Francesca per varie motivazioni un po' rinnegata, un po' respinta, ma comunque, Francesca, se vedeva lontano un miglio, e quindi era poco da dire e da fare. Io ti vorrei dire semplicemente due o tre punti che appunto ha detto Vladi, così tu poi dopo puoi replicare, e poi passiamo all'amore nato finalmente tra te e Francesca. Allora, Vladi ti ha dato del maggiordomo, per l'appunto, dicendo che tu eri un po' uno zerbino, che lei è per il cane. Allora ti dirò, in casa in verità tra me e lei, quella che mi cucinava, mi preparava le tisane, voleva sempre passarmi le creme, voleva sempre prendersi cura di me sotto tutti i punti di vista, era lei. Anche perché io sono molto svogliato e sono anche molto pigro, figurati, io posso mangiare veramente anche il riso crudo. Quindi tra me e lei, quella che preparava e cucinava era sempre lei. Sempre, quindi Francesca sempre. De André, versione donnina di casa che si prende cura del suo Gennarino. Ci ma piace. Ti dirò, a me dispiace questa affermazione di Vladimir, perché io poi ho capito anche l'attacco di live non è la giusta. Io mo te lo dico, tutti gli ospiti che sono lì, dietro le quinte, quando mi hanno attaccato, dietro le quinte mi abbracciavano e mi baciavano tutti, dicendomi, tu lo sai qui come funziona, non prendertela però, perché comunque questo è il nostro lavoro, però ti dovremmo dire almeno due o tre cosette che forse non sono carinissime, però tu lo sai qui come funziona. Allora io quando sono entrato non mi aspettavo quelle cose, poi quando sono uscito ho detto, ora ho capito come funziona, che loro devono dire cose che non pensano oppure devono inventarsi. Stronzate, scusami, passami il termine, perdonami, pur di fare ascolto o pur di fare rumore, perché se tu mi dicessi Gennaro come sei bello, sei un ragazzo pulito e per bene, questo non se ne fotte nessuno. Gennaro, però tu sei una vittima di, oppure fai il maggiordomo, allora questo dà fastidio e può fare più rumore. Però ti dico, anche dietro le quinte di live, là tutto, non è là tutto, come sono state le dinamiche sia con Vladimir e anche con Mauro Corruzzi, che me l'hanno detto proprio loro. Io però non me l'aspettavo in quel preciso istante, tant'è vero che me la son presa poi, no? Ti abbiamo visto molto arrabbiato, diciamo. Ma anche... certo, perché io non vengo dal mondo televisivo, ho sempre fatto moda, sono sempre stata una persona vera, e non è che vado in TV e non sono una persona vera. Tutte le reazioni che avete visto mie, tutto ciò che ho fatto nel mio percorso sono sempre state vere, perché io non sono abituata al meccanismo televisivo, come quello di alcuni personaggi che fanno questo da anni, e quindi già sanno come muoversi, già sanno cosa fare nei tempi delle televisivi, mentre invece io no. Però di questo ci sono rimasto male, perché io con loro ho creato un legame umano, ho capito che forse al di là dei riflettori un legame umano con tante persone non si può creare. Beh, le dinamiche televisive te le può spiegare un po' meglio sicuramente Francesca De André, che invece sì, sicuramente le conosce molto bene. Infatti me le ha spiegate benissimo, ma io ci sono rimasto malissimo, perché Vladimir, poi ti dirò la verità, quando è entrata Vladimir, noi ne eravamo ancora in 12 in casa, ma tu sai che Vladimir ha passato pochissimo tempo con noi, ma quando mai Vladimir è stata con noi? Vladimir stava sempre vicino agli altri, bella, tranquilla, non parlava oppure parlava pochissimo, si allenava, cioè non è che lei ha vissuto tutta sta casa che può raccontare chissà che è. Però posso dirti una cosa? Da esterna, sai, io faccio l'opinionista, spesso commento il Grande Fratello, anche in diretta e tutto. Io, vedendo comunque l'intervento di Vladimir, non l'ho vista proprio cattiva nei tuoi confronti da certi punti di vista. In quel momento a lei non era l'Urso, anzi, era quasi un po' un senso di protezione nei tuoi confronti. Perché... No, non l'ho vista coerente, forse, capito? Io non l'ho vista cattiva. Lei non ha detto che vedeva ancora qualcosa tra Francesca De André e Giorgio, perché diceva che appunto c'era troppa foga nel discutere. E sicuramente una ragazza che ha sofferto, perché abbiamo visto comunque star male, no? Per questa questione di Giorgio, lei era un po' così spaventata che magari invece te, vedendoti molto preso dalla cosa, poteva pensare. Però sai, a me cosa dispiaceva? Io non l'ho vista coerente, perché lei in casa continuamente tutti i giorni la punzecchiava dicendogli, ma io ti vedo innamorata di Gennaro, Francesca. Francesca, ma quando è che ti sei innamorata di Gennaro? Qual è stato il primo giorno che ti sei innamorata di lui? E continuamente tutti i giorni. Ma perché Vladimir
Vladimir ci vede lungo, aveva già visto e capito tutto, ecco, giornalino. Allora, se ci hai visto lungo, perché poi a live non è l'adulto che inizia a cambiare versione? Perché ecco, secondo me lei cercava di far capire a Francesca che il suo atteggiamento non era proprio l'atteggiamento di una donna innamorata e fidanzata, e questo io te lo dico perché sono molto diretta e sincera, cioè sinceramente tu, la tua fidanzata, dentro la casa del Grande Fratello, si mette comunque a flirtare con un altro, non penso che sei felice, dai, questo bisogna ammetterlo. Comunque, no, diamo un attimo la linea alla regia, aspettaci lì, Gennaro, che ci sono troppe cose da dire e tantissimi messaggini per te da leggerti, a tra pochissimo. Fabrizio De André qui in collegamento, sempre Gennaro Lillio, state ascoltando Turchesando su Radio Italia anni 60 100.5, con Angela Chilli, Turchese Baracchi. Allora, caro Gennarino, ciao, questa canzone l'ho cantata al gioco Obbligo Verità. Ah, l'abbiamo visto, perché noi ti seguiamo anche sui social, che riproponete, sì, ne state combinando di tutti i colori. Senti, ma la prima vera notte d'amore con Francesca De André, com'è andata? Ma ragazzi, appena usciti dalla casa. Subito? Subito. Cioè neanche avete... Niente, neanche avete aspettato per la gioia ma di anche mamma. Se non era la prima ormai, scusami, che te lo devo dire io? Ah, quindi l'amore l'avete già fatto nella casa una volta di nascosto. Era la, penso, la settima. La settima! Hai capito, sti ragazzacci che prima dicevano no, 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 invece sì, 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 come se sì, Che scuppone che senti, ma che brivido ti dà fare l'amore nella casa del Grande Fratello? In realtà tutti zitti, zitti, nascosti, nascosti, anche... Però ti devo fare questa domanda. Quelle immagini che la D'Urso appunto mandava in onda di questo letto, di queste lenzuole, di queste gambe, di questi corpi che si muovono... Che insomma fino a un certo punto avevate rinnegato, no no no, era invece no, sì, ma sì, sì. Ha mandato in onda le immagini, quelle che si potevano vedere, perché ce n'erano altre che proprio niente. C'era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto bene. Hanno fatto bene, però era, diciamo che era sì, l'amore era stato compiuto fino in fondo. Sì, nell'ultima settimana però. Nell'ultima settimana. Però ti dirò, guarda, a me l'ansia mia non era più che altro le telecamere, perché tu le telecamere di dentro le dimentichi, erano i ragazzi che dormivano nella mia stessa stanza, quello era il problema. Certo, ma non era, almeno per me non era un problema di telecamere, perché io le avevo dimenticate le telecamere. E Francesca invece si faceva il problema delle ragazze vicino, secondo me lei se ne fregava. Sì, ma tra i due quello più disinvolto ero io, Eri tu? Molto di più. Vabbè, no, dimmi il pregio più bello di Francesca e il difetto più brutto di Francesca. Guarda, ti posso dire quello che ho visto all'interno della casa, perché da quando siamo usciti ci siamo salutati ieri, da quando siamo usciti, siamo stati insieme tutti e 7-8 giorni. Siete stati appiccicati? Siamo stati 8 giorni insieme, ci siamo salutati ieri pomeriggio, perché io sono tornato a Napoli, perché tengo da lavorare, tengo degli spostamenti qui. Ok. E sei stata a Milano da lei? Sì, siamo stati un po' in giro tra Roma a e casa Milano. Sua? Dove a casa Giorgino? Sua? A casa sua? No, a casa mia! Mia, dove a casa mia! Giorgino? A casa tua allora? A casa sì, tua? Sì, a casa mia! A Milano, a casa tua? Certo! Quindi la casa, diciamo, infangata da Giorgino, non ci hai messo piede tu, non l'hai voluta? No, a casa mia! Tua, allora ragazzi, non a casa di mia Francesca De André, ma a casa mia di Gennaro, perfetto. Bravissima. Comunque è una persona molto molto affettuosa, molto attenta, ti dà tante attenzioni, mentre invece dall'altra parte quello che avete potuto vedere nel GF, che sono lati che a me assolutamente non piacciono, che sono quelli dell'irascibilità e la rabbia, che io ho perdonato, perché ne ero convinto che lei fuori dalla casa fosse una persona diversa, perché era presa da tutto un contesto dove ormai veniva colpita ogni settimana da una dinamica diversa, e tanto è vero che io sono uscito dicendogli: guarda, voglio viverti qua fuori, voglio vedere tu qui fuori chi sei. E gli dissi: se dovessi essere così come sei qui dentro, ho detto, per me è già un no in parte. Voglio scoprire e voglio vedere Francesca chi è qui fuori. Ti dirò, sono 8 giorni che io la trovo benissimo, serena e tranquillissima la trovo. E sarai tu l'antidoto per la sua rabbia, perché devo dirti ma no, la verità. No, questo non lo so.
È innegabile che per chi ha guardato Il Grande Fratello, ti dirò fra i due, fuori la casa è stata molto più lei più volte a calmarmi, a tranquillizzarmi, che io a lei. Infatti lei ha detto, io vorrei dirla questa cosa a tutti quanti, tu eri tu quello che calmava me, ma qui fuori sono io quello che calma te. Ragazzi, si è ribaltata la situazione, cioè io ho cercato di frenarmi molto la casa, io ho fatto un percorso vero e sincero, però non ti dico che mi sono frenato tanto. Hai avuto un bel self control, tante volte mi sono frenato. Non era facile vedere una donna che sicuramente ti interessava molto, dalla quale eri attratto, fidanzata con un altro che comunque ti dava le attenzioni che lei ti dava, poi in puntata si disperava e si arrabbiava invece per quello che accadeva fuori con Giorgio. Devo dire che per una persona coinvolta non sarà stato facile, giusto? Hai anche sofferto, avrai sofferto tu. Assolutamente, sai, io tante volte volevo prendere distanze, volevo allontanarmi, però lei comunque puntualmente mi riveniva vicino. Poi ragazzi, comunque anche tutte le volte che vuoi prendere distanze da una persona, tu vivi in una casa dove vuoi o non vuoi, ti rivedi altre 50 volte in casa. Certo. Non è che tu dici io ti saluto, ciao, me ne vado per i fatti miei, parto da un'altra parte e non ti vedo più. Cioè tu saluti, ti svegli il giorno dopo e ce l'hai un'altra volta lì. Cioè non è così semplice, Però diciamo la verità, Gennaro, nei confronti di Giorgio, tu come ti senti di... che posizione prendi? Nel senso, lo hai capito anche un po'? Io secondo me Giorgio ha fatto un po', diciamo... Non vorrei rispondere a questa domanda, non mi interessa la persona e non ho nulla da commentare, sinceramente. Ah ok, pensavo che... Io sono una persona sana, sono una persona che ha dei valori e dei principi, ma sono soprattutto una persona sana. Allora, sono d'accordo con te, ti volevo far ascoltare un attimo le parole di Vladimir su un argomento che è giusto che tu risponda a questa accusa che ti fa Vladimir Luxuria, quindi ascoltiamo un attimo se la regia è pronta. Quella riguarda il cognome? Sì. Sì, se vuoi posso risponderti. Vai, ascoltiamo un attimo le parole. Vai. Dire, quello che so di sicuro è che secondo me il cognome di Francesca, di Andrea, è stato fondamentale per Gennaro, nel senso che secondo me Gennaro è sicuramente uno che vuole lavorare, vuole stare in televisione e dopo l'Ori del Santo, secondo me, Francesca all'interno della casa, chi era l'unica... che era un po' più famosa da tutte quante, no? Era Francesca De André, quindi questo sicuramente ha anche in parte contribuito. Poi sai, magari invece è partito da qui e poi c'è stato un vero... È proprio innamoramento, te la concludo allora, io. Ti rispondo step by step. Vai. L'Ori del Santo, 8 anni fa, avevo 20 anni. Ti ripeto, la, diciamo, conoscenza è stata troncata da me dopo un mese e mezzo, da me, da Gennaro Rizzi, non da lei. Quindi se io avessi voluto sfruttare la sua persona e la sua immagine, avrei portato avanti una storiella finta come fanno tante altre persone in TV e avrei fatto TV, mentre invece l'ho stroncata dopo un mese e mezzo. Però c'è stata una storia, un mese e mezzo di storia, insomma avete... Sì, ma l'ho stroncata io, una persona intelligente che vuole fare TV e vuole sfruttare la situazione, penso che minimo si fa qualche annetto, invece l'ho stroncata dopo un mese e mezzo. Per 8 anni non sono riandato più in TV, né per interviste, né per rispondere a Lori, né per né affermando cose contro di lei, non ho mai sfruttato la CIA, sono stato lì nell'ombra, nascosto, quindi non ho sfruttato altre persone. Poi voglio dire, Francesca, non ho mai guardato il suo cognome, anche perché Francesca comunque non ha una bellissima situazione familiare, come voi ben sapete, non ha un'armonia familiare che ti possa dire che di voler sfruttare la sua posizione, perché comunque lei sostanzialmente è quasi sola. Ma oltre questo, io ho visto la persona, ho visto Francesca, non ho visto Francesca di André, io ho visto Francesca come animo, come persona e come donna, perché per me Francesca è donna. Ah, ragazzi, queste sono dichiarazioni di vero amore, quando si dice l'amore è cieco, stavo scherzando, però dico... Però poi devo dirti anche un'altra cosa, non voglio peccare di presunzione, però io te la devo dire, perché poi ormai si ribaltano tutti dicendomi questa cosa del cognome, di voler sfruttare le donne per popolarità,
Io, come ben sapete, prima di entrare nella casa ho fatto una campagna mondiale che è uscita in tutto il mondo e sono il primo italiano ad aver fatto questa campagna. E posso dirti una cosa, erano tante volte più gli altri che volevano sfruttare la mia posizione che io quella degli altri. Quindi io sono entrato con una posizione molto agevolata per aver fatto un lavoro così importante. Quindi non avevo bisogno di sfruttare né la posizione degli altri e neanche perché io ho una personalità molto forte che faccio valere e quindi non avevo bisogno di altre persone per emergere. Ma io sono emerso già nelle prime settimane senza crearmi, diciamo, questo flirt oppure questa amicizia con Francesca. Io sono già emerso come persona nelle prime settimane, mentre invece c'erano persone in casa che dormivano solo continuamente e passavano da un divano a un buffo a una sdraia, mentre invece io no. Senti, comunque, allora, diciamo la verità, sicuramente sei un ragazzo che ha dimostrato assolutamente di essere una persona molto equilibrata, e anche molto paziente, te lo ripeto. Quello che secondo me, io leggendo un po' il popolo del web, quello che secondo me la gente non riesce a capire è proprio come tu sia riuscito a sopportare certe cose, certe dinamiche, certe aggressioni, certe... Ma io che le sopportavo? Ma assolutamente, io non le sopportavo. Ti ha aggredito anche io, fisicamente, ti ha fatto cadere un pezzo per di... Per non avere reazioni violente che non sono belle, perché ovviamente alla violenza e alla rabbia io rispondo con amore e con affetto. Ragazzi, Gennaro Lillio secondo me sarà la vera soluzione magari di Francesca De André, che fino adesso magari non ha incontrato qualcuno che si prendesse davvero cura di lei. La scorsa volta c'è stata Floriana Secondi che le ha fatto un appello molto carino da amica, ha detto: Francesca, io vorrei rivolgermi a tutte le persone a te vicine, secondo me tu comunque hai bisogno di qualcuno che si prenda cura di te. Addirittura ha detto che la vedeva un po' esaurita e si doveva un po' riposare. Ecco, io ripeto e ribadisco, perché sono sempre qui aperta a qualsiasi replica, a chiunque la voglia, bisogna appunto di curarsi, di curarsi, sì, un po', diciamolo. ha detto così. E allora magari la cura per il cuore ferito, per l'anima, se è vero che questa ragazza, io non lo so fino in fondo, ha un passato così duro e drammatico, magari una persona carina, dolce come te vicino la potrebbe un po' stemperare, perché la figura, e bisogna ammetterlo questo, e tu da uomo innamorato dovresti ammetterlo proprio, la figura che ha fatto Francesca De André senza dubbio in questo Grande Fratello non è stata proprio esilarante, e giustamente la gente non è proprio non la condivide, no? Perché è stata molto violenta, è stata molto aggressiva. Ma no, io determinati atteggiamenti suoi non li ho mai condivisi, anzi io sono sempre stato quello che gli ha detto: tu esponi concetti giusti, sei molto intelligente, ma li esprimi in dei modi dove sono pessimi e che sono da controllare. Bravo, continua su questa strada. Che la sua pecca erano i modi che lei aveva nella casa, perché tante volte lei diceva sempre cose giuste, però i modi erano totalmente sbagliati. Ma anche nei concetti, dai, quando ha aggredito Martina Naso. Ma tu sai che quando lei ha aggredito Martina, io sono stato il primo a difendere, sì, Martina, a dire: sì, guarda, stai dicendo una cosa sbagliata, perché una ragazza di 20 anni non puoi far passare un messaggio del genere. Guardate che io ci sono andato tante volte contro, ma noi... Tu perché pensi che noi litigavamo perché io gli remavo contro, nessuno della casa gli remava contro, io sempre gli remavo contro perché avevo sempre il mio pensiero che era diverso e contrastante dal suo, questa è la verità. È vero, però... l'abbiamo visto, Jen, però adesso ti devo interrompere un attimo per dare la linea di nuovo alla pubblicità, ti aspettiamo sempre tra pochissimo, perché ce ne sono tantissimi messaggi per te. Innamorato sempre di più, Battisti, qui su Radio Italia anni 60 100.5 con Gennaro Lillio. Caro Gennaro, non sarà quindi un'avventura qui con Francesca De André? Chi vivrà, vedrà. Oh. Che bella musica che mettete qui a Radio Italia anni 60, complimenti. Vedi, ma noi ti aspettiamo in studio qui, in carne ed ossa, qui accanto a noi, per un'altra super intervista, prossimamente magari insieme a Francesca, dai, così ci raccontate il vostro amore che evolve. Io devo dire la verità, sono molto sincera, io non ho assolutamente apprezzato Francesca nei suoi comportamenti e mi dispiace molto, perché sono sempre pro donna, sono sempre dalla parte delle donne e sono sempre per difendere le donne, ma proprio perché adoro le donne non mi piace quando una donna cade in certe dinamiche. Assolutamente, neanche a me piace. E quindi io sono sicura che tu la potrai aiutare. Ma qui ci sono tantissimi messaggi per te, c'è anche un'altra frase detta da Vladimir Luxuria che, anzi, ti farei subito ascoltare se la nostra Chiara Proietti è sul pezzo, quest'altra ultima cosa, e poi leggiamo anche i messaggi. Ascoltiamo Vladimir Luxuria. Ma è nato anche Gennaro.
cioè Gennaro poteva vincere l'Isola dei Famosi, il grande fratello, però secondo me questo suo attaccamento a Francesca l'ha pagata pure lui. E gliel'ha detto anche Cristiano Malgioglio, infatti, ha detto tu hai perso la vittoria per colpa di Francesca D'Andrea. L'abbiamo vista più di una volta. Ha ragione, assolutamente, l'abbiamo vista. Ecco, hai capito? Guarda, ti dirò, questa cosa me l'hanno detta in tanti, io penso che invece la vittoria la merita Martina, perché Martina ha un trascorso molto forte, perché è una persona che ne ha bisogno anche molto più di me, perché io nella mia vita già ho vinto tanto, e quindi sono felice che abbia vinto Martina. Bellissimo, guarda, io bellissime parole. Ti farei un applauso perché sono d'accordo con te, io ho tifato tanto Martina. E anche Gianmarco Nestini, devo dirti, tu ci andavi d'accordo con Gianmarco, nonostante ci sia stato un altro pezzo. Ma io ci andavo d'accordissimo con Gianmarco, stavamo sempre insieme, io ci andavo d'accordissimo. E come l'hai presa? Mi è dispiaciuto che è uscito fuori dalla casa, ho notato tanti ragazzi molto più freddi nei miei confronti, però questo appena uscito dalla casa, perché in casa erano tutti d'amore e d'accordo con me. Chi, per esempio, è stato freddo con te? Ma ti dico la verità, per esempio io... proprio anche Gianmarco, pure alle feste che siamo stati insieme, io gli andavo spesso vicino, l'abbracciavo come magari era proprio come eravamo in casa, no? Mm-hmm. Anche perché sono sempre stato verissimo con loro, e loro erano un po' freddini con me, questo non l'ho mai capito perché, anche perché io non gli ho fatto nulla a loro, no? No, però magari Francesca è stata un po' dura, un po'. Ma no, perché una persona si deve far condizionare dagli altri? Scusa, se tu hai un determinato rapporto con me, hai un rapporto con me, punto. In casa lui fino all'ultimo giorno mi abbracciava, fino alla finale mi abbracciava ed era con me, diceva brother, fratello. Poi sono uscito lì fuori e non ho visto più tutto questo fratello, però mi è dispiaciuto, io vorrei rincontrarlo qui fuori perché per me è una delle persone che io ho condiviso tanto in casa, che rispetto e stimo perché ha una educazione impeccabile, è un ragazzo carinissimo, e io quindi penso... lanciamo un appello qui da Turchesando, quindi Gennaro... Onestini, ti aspetto a Napoli, quando cacchio mi chiami, eh? Onestini, ti aspetto a Napoli, dai, un bel weekend a Capri insieme, da Gianluigi Lembo e Guido Lembo a cantare alla Lega. È un ragazzo che merita tanto, anzi, ce ne dovrebbero essere di più ragazzi come Gianmarco. Bravissimo, lui e il fratello sono due ragazzi d'oro, anche io li adoro. E hanno dei genitori stupendi, perché ho conosciuto anche i genitori e sono due persone squisitissime. Dai, e senti, ma l'hai sentita questa cosa che gira ultimamente, che sembra che Gianmarco Onestini, insomma, abbia cominciato forse una liaison con Erika. Con Erika? La tua coinquilina. Ma dai, addirittura, io in verità pensavo Audrey, ti dico la verità. No, Audrey sembra che abbia cominciato una love story con Enrico, io adesso non so se sono tutte perché, le notizie. Perché, ti dirò, perché io alla festa di produzione ho visto Gianmarco più volte parlare con Audrey, quindi ero convinto che lui... puntasse a lei. Non lo so, ormai è passata una settimana, ma non so in una settimana tutti quanti cosa hanno fatto e cosa stanno facendo, però io pensavo con Audrey. Beh, sinceramente mi piacerebbe più Gianmarco Audrey che Gianmarco, non so. Ma io poi mi sono perso qualche passaggio, perché Erika non aveva un flirt con Gaetano. Sì, però ha smentito, ha detto che per lei è tutto finito. Non so se è per lei, ma in realtà forse è più per lui, viste come sono andate le cose. Pure lì ci sarebbe da aprire una bellissima pagina, perché una donna deve sempre mantenere alta la propria dignità, la cura di se stesse, un uomo che si permette. Io ti ho adorato quando tu hai preso le difese appunto di Erika, e sei andato contro. Quando io ho detto una cosa che non si dice, è una cosa che non si fa, perché ci vuole rispetto per le persone, specialmente rispetto per le donne, e discrezione e riservatezza per la loro intimità. In quel momento, in quella fase non c'è stata, e io l'ho richiamato. Senti, voto dell'amore tra te e Francesca D'Andrea da 1 a 10 ad oggi? Dai, ma ragazzi, ma non c'è un voto, non si può dare un voto. Senti, io ti posso dire una cosa, secondo me quando uno fa l'amore con una persona si innamora veramente solo dopo aver fatto l'amore, perché prima c'è tutta un'empatia, una sì, attrazione, un vorrei ma non si sa, eccetera, eccetera. Poi quando uno si unisce davvero nell'amore fisico, d'anima, ecco. Io penso che a una persona tu ti unisci ogni giorno, da ogni gesto e ogni momento. Anche sei comunque, innamorato? Punto di domanda. L'amore è tutto quello che c'è a letto, là c'è attrazione, c'è passione, c'è amore, c'è contatto, però poi l'amore ha tante sfumature, ha tante sfumature. Ma le tue fan vogliono sapere se sei innamorato, ci hanno mandato 2000 messaggi, sono impazzite, vogliono sapere, è innamorato veramente Gennaro? Ragazzi, quando mi dichiarerò,
chiamerò voi di Radio degli anni 60 e farò una dichiarazione grandissima e pazzesca. Ora non si può fare una dichiarazione così, perché la dichiarazione va fatta bene. Quindi ti amano, gliel'hai detto? No, ah, ma neanche okay. Lei, però. Neanche lei, ok, perché qui lo volevano sapere, bene, va bene. Allora, Gem... Ma io penso, ragazzi, che le parole debbano essere pesate, anche perché qui le persone si dicono ti amo e dopo tre mesi si lasciano. Quindi hai ragione, allora io ti lancio questa sfida, mentre lancio la pubblicità. Pensa a una canzone da dedicare alla tua Francesca De André. A tra pochissimo. Ok. Di Isopatti Bravo su Radio Italia anni 60 100.5, state sempre ascoltando Turchesando, sempre con Gennaro Lillio in collegamento telefonico, e chissà se lui vivrà o no il paradiso con Francesca De André. Speriamo di sì, che non sia inferno, giusto? Giusto. Comunque ho scelto una canzone da dedicargli. Ah, allora diciamola subito alla nostra Chiara. Ti dedico la stessa canzone che lei mi ha dedicato all'interno della casa, che è quella di Elisa, Anche Fragile. Anche Fragile. Allora, Chiara Proietti ha immagazzinato e vedrai che sul finale di questa puntata di Turchesando manderà Elisa, Anche Fragile, dedicata da Gennaro Lillio a Francesca De André, perché lei le dedicò la stessa canzone nella casa. Speriamo che ci stia ascoltando. Che dici, Gennaro? Cosa? Che dici, Francesca ci sta ascoltando? Guarda, Francesca ora è su un aereo che sta per partire, quindi gliel'ho detto che di ascoltare perché gli dedico una canzone, penso che ora ci starà ascoltando. Bene, ok, bene, salutiamo bene. E dopo la facciamo allora, sentire. Dopo le mandiamo questa bellissima canzone. Senti, ma allora, rimanendo sul pezzo, le dichiarazioni di Vladimir Luxuria circa la tua mammina, che dice che la suocera si è messa un po' contro a questa storia, dice che lei ha visto tua mamma terrorizzata da questo legame con Francesca De André, che addirittura ti avrebbe impedito di dormire con lei appena usciti dalla casa. Ma Gennaro già ha smentito. Dopo la puntata mia madre è ritornata a Napoli, non c'era neanche più a Roma, ti dirò un'altra, mia madre più volte voleva andare a ospite nei talk perché voleva smentire tutte queste voci, però non gli è stato dato modo di smentire. Purtroppo lei è una persona normalissima, lavora, è un'operaia e quindi non ha tutta questa voce in capitolo. Purtroppo è così, però lei voleva smentire tante volte queste voci che giravano su di lei. E allora puoi farlo tu qui, ai microfoni di Turchesando. Finalmente Gennaro smentisce. La mamma è felice? Non ha nulla contro Francesca, anzi l'ha compresa e l'ha capita, perché poi si è riguardata tutto il suo percorso, ha rivisto anche tante cose del suo passato, e ti dirò, lei voleva smentire perché non ha nulla contro Francesca. E si sono conosciute? Mia madre, il giorno appena siamo usciti dalla casa, che erano tipo le 2 di notte usciti da lì, mia madre è ritornata a Napoli perché il giorno dopo doveva lavorare, quindi ecco. Non c'è mai stata insieme a noi. Però l'ha conosciuta Francesca. E ti dirò, mia madre l'ho vista oggi, dopo 8 giorni, perché sono ritornato ieri notte a Napoli e oggi l'ho vista. Ok, beh certo, questi 8 giorni sei stato con Francesca. Cic to cic, no, stretto. Sono stato in giro un po' nei talk, qualche intervista. Ti abbiamo visto. Però le mamme hanno sempre ragione, quindi mi raccomando. Senti, leggiamo un po' di messaggini a raffica, almeno questi. Non vi sento benissimo. Ci senti? Come mai non ci senti? Ok, ora vi sento. Sì. Ok, allora adesso ti leggiamo qualche messaggino, ne sono arrivati tantissimi, anzi ridiamo il numero 392-2286-879, intanto te ne leggiamo qualcuno a raffica di messaggini. Esatto, per te. Sì, vai. Allora c'è Paola appunto che scrive da Napoli e dice sicuramente Francesca De André è stata molto aggressiva nel Grande Fratello, ma io voglio credere all'amore tra voi due e spero meglio per Gennaro. Andrete a vivere insieme? Quest'estate dove andate? Che progetti avete? Questo vogliono sapere. Hai capito? Avete già... Ragazzi, quest'estate almeno io ho tanti spostamenti, tante cose di lavoro in diverse città d'Italia, sicuramente non sarò in un punto fisso, né nella mia città né nelle altre, ma farò comunque sempre 2, 3 o massimo 4 giorni per città, che è Napoli, Roma, Milano e poi ce ne sono tante altre, che fortunatamente mi hanno chiuso un bel po' di lavori e di questo io ringrazio tutti gli italiani perché sono stato molto fortunato. Ebbene, ma lì loro vogliono sapere se c'è una luna di miele o una laguna blu anche di 2 o 3 giorni con Francesca. Ma sicuramente, quello non mancherà, sicuramente. Un posto del cuore dove volete andare, avete parlato di un posto. No, non lo dirò, perché nel momento in cui ci voglio andare voglio stare tranquillo, scusami. Hai capito, va bene. E la convivenza a settembre? Che dici?
Iniziamo a viverci l'estate. Diciamo che la convivenza già l'hanno vissuta qua il Grande Fratello, il centro infatti già abbiamo vissuto due mesi. Avete già scavallato il, che ne so, il dentifricio non chiuso, la tavoletta non tirata su, tutte queste cose qua già l'hanno vissute. Mamma mia, fortunatamente questo problema non c'è, perché non abbiamo una convivenza con altre 18 persone, quindi almeno su questo siamo fortunati, anche perché, ragazzi, convivere con 20 persone e condividere tanti spazi intimi non è bellissimo e non è facilissimo. Immagino. Senti, qui vogliono sapere com'è baciare Francesca De André con quel piercing sulla lingua che non... No. Questa è la domanda. Beh, figo. Figo? Figo. Bello? Ti piace? Sì. Perché noi abbiamo sempre un... Aspetta, bacia anche molto bene? Bacia anche molto bene. Ma sì, beh, ce l'ha una carica molto sensuale ed erotica questa ragazza. Devo dire che al di là di tutta la sua aggressività, tutte le cose. Ma lei ha un grande sex appeal. A te è quello che t'ha fregato. Senti, un altro messaggio. Ciao Angela, ciao Turchese. Volevo chiedere a Gennaro: all'inizio ti vedevamo molto interessato a Mila, che è una bellissima ragazza. Poi abbiamo visto lo scontro che c'è stato tra Francesca e Mila. Tu che posizione ti sei sentito di prendere? Secondo te la tua dolce metà non ha esagerato un po' con Mila? Chiede Vanessa da Roma. E allora vi dirò, mi sono avvicinato a Mila prima settimana, dopo una settimana comunque non c'è stato più niente, perché mancava proprio di base la comunicazione, cioè noi non condividivamo niente, parlavamo pochissimo, quelle poche volte che parlavamo non ci capivamo neanche, tanto è vero che a un certo punto mi sono detto, ma forse è un problema di lingua, che tra marocchino e napoletano forse non c'è proprio comprensione. Ma no, quello no. Riguardo gli scontri che ci sono stati, non li ho condivisi, non mi piacevano da entrambe le parti, quindi io mi sono dissociato da quegli atteggiamenti, da quei modi, perché a me non piacciono e non li condivido. Quindi secondo te Francesca De André ha un po' esagerato, perché tante le hanno dato... In alcune circostanze le è stata molto forte. Le hanno dato della bulla. Bulla non è esagerato essere bulli, dai. Bulla, razzista, di tutto le hanno detto. No, questi sono termini molto forti che secondo me vanno pesati, perché oggi comunque sono anche molto discussi, però vi dico che io non ho condiviso il suo modo in cui ha aggredito quella persona, perché non l'ho trovato giusto e non l'ho trovato carino. Ma io, ragazzi, mi sono dissociato da tutti i modi suoi, tutti, cioè io non li condivido, non li ho condivisi. Praticamente ti sei dissociato da Francesca De André, ma stai con Francesca De André, ma sto scherzando. No, io mi sono dissociato da quei modi, da però, quei, ragazzi, comportamenti, chiaro. Cosa, ci sono state 4-5 vicende, ma 4-5 vicende in due mesi, dove 24 ore su 24 possono essere tanti, ma sono anche pochi. Ma guarda, io ti posso dire che ho parlato con tante persone che conoscono Francesca, che mi hanno detto: guarda Turchese, ti assicuro che lei non è assolutamente come... Non è così, ragazzi, è apparsa al Grande Fratello. Da quando io sono uscito lei è un'altra persona, non è così, assolutamente. È una gattina dolce che ti alliscia, che ti baciucchia, che ti rimbocca le coperte. Mamma mia, io me ne devo scappare, perché sto sempre a sbaciucchiarmi. Io dico basta, lasciami stare. Hai capito? Aiuto, Francesca De André è troppo dolce? Sì, a un certo punto me ne devo scappare, perché non ce la faccio più, mi riempie di baci continuamente. Dico ora basta, fammi respirare un secondo. Mamma mia, ragazzi. Senti, c'è un'altra fan che voleva sapere: ma forse vi conviene entrambe dal punto di vista mediatico continuare questa storia, perché sennò poi non vi invitano più nelle trasmissioni? Paola da Benevento. Cosa no, ci ragazzi, vi devo dire la verità, io non sono portato per la TV, io voglio continuare a fare moda, ho delle attività dei centri miei ad Aversa, voglio fare questo di lavoro, non sono pronto per i talk e per tutte le altre cose, vi dico la verità. Quindi dopo l'ondata del Grande Fratello, che cosa prevedi dopo l'ondata di questa popolarità? Cosa? Dopo l'ondata del Grande Fratello, questa popolarità, tante serate, chiaramente, cosa prevedi in sostanza? Cosa farai? Nel senso, cosa vuoi fare? L'attore, continuare a fare il modello, l'imprenditore? Ragazzi, a me piacerebbe comunque studiare di nuovo recitazione e continuare nella moda, a lavorare nella moda finché ne avrò possibilità, anche perché ho 28 anni, sapete che nella moda ci si lavora molto giovani, io vorrei continuare a lavorarci. Altri due anni di moda, quindi. Vabbè, però vuole studiare, giustamente, bisogna studiare nella vita, io veramente noi ti auguriamo. Bisogna studiare, ragazzi, sempre bisogna studiare, sempre. Tu sempre, sai cantare, magari puoi fare un duetto insieme a Francesca. No, raga, io sono una schiappa proprio a cantare, è una delle
cose che non so fare né cantare né ballare, quindi salvatemi da questo, almeno proponetemi altre cose, dai, sono uno sportivo. Vabbè, andrà su un'isola dei famosi, tipo una cosa del genere, dai, come Francesco allora, Monte. Beh, chi lo sa, chi lo sa. Su un'isola ti vedremo, dai. Vediamo sull'isola lui e Francesca. Comunque siamo quasi arrivati alle battute finali, adesso diamo un attimo la linea alla regia che ci dà la pubblicità, rientriamo con la canzone che tu hai dedicato alla tua Francesca e poi ci salutiamo, Jen, ok? Va benissimo, va quindi bene. Quindi a tra pochissimo con Elisa. Gennaro, la lasciamo in sottofondo, così continuiamo. Chiara, alzacela un pochino, così Gennaro, facci questa dedica sentita di cuore a Francesca D'André. Questa canzone ha delle parole bellissime. Vai, ascoltiamo la tua dedica, Gennaro. Vai. Diccela. Parole. Parole tue. Questa canzone dice che anche se sei molto forte, però sei anche molto fragile. Io dico che questa è la verità. Perché lei è una persona molto forte, ma è una persona fragilissima. Una persona che ha tante debolezze, è una persona che deve essere circondata da persone belle che gli danno tanto amore. Oh, avete capito? Che carino, Gennaro. Sei proprio una bella persona, posso dirtelo, veramente. Grazie di cuore, Gennaro. Grazie di cuore, grazie, grazie davvero. Senti, abbiamo altri messaggini da leggerli e poi... Guarda, allora, innanzitutto c'è Francesca da Bari che vuole sapere, prima di lei hai avuto altre storie lunghe, serie, vuole insomma, indagare volta... sulla tua vita privata del passato? Sì, l'ultima volta 5 anni fa e sono stato scaricato al telefono. Ai ai ai. Ai ai ai. Senti, quindi progetti futuri, tu in realtà vorresti studiare e intraprendere la carriera di attore, continuare nella moda, ma la televisione no. Non voglio dire la televisione no, però nei talk ci vuole comunque... Francesca. Vediamo. La vedremo assolutamente in pole position. Francesca lì è una tigre, vai, cioè, nel suo è fortissima. Diciamo che io sono un attimo più tranquillo, più diplomatico, quindi in alcune situazioni non è che sono il massimo televisivamente. Certo. Esco bene solo in telecamera, però poi... Anche se ieri sera l'abbiamo vista Nonella D'Urso un po' impostata, eh? Come mai? Era un po' tutta impostata, non era la solita, un po' diversa. Francesca? Beh. Sì? Mm-mm. Ah, io l'ho trovata sempre la solita. No. Voleva fare un po' la conduttrice di turno. No, dai, non è questa... vero. Non è che vuole rubare il posto alla D'Urso. Ma si è montata un po' la testa, vuole rubare il posto alla D'Urso, no? L'avete vista bella, tranquilla, serena e non vi va bene. Quando si agita non vi va bene, ditemi voi questa ragazza come deve essere. Ecco, no, devo dire che ieri era tranquilla. Poi, allora, tanta gente scrive, questo non è stato il Grande Fratello, è stato il Grande Fratello Francesca D'André. Tutti hanno solo parlato di lei, tutti gli altri ragazzi sono stati messi in disparte e non se l'è manco sentito parlare. Beh, vabbè, questo sicuramente è vero, è stata molto la grande protagonista con tutte le sue dinamiche e senza dubbio la Barbara D'Urso le vuole un bene materno, ecco perché l'ha molto spesso aiutata, spalleggiata e anche difesa dallo stesso Cristiano Malgioglio. Tu ad esempio in quella diatriba che si è creata tra Francesca D'André e Cristiano Malgioglio, che consigli hai dato a lei? Perché è brutto vedere una ragazza giovane che reagisce in quel modo a una persona così grande, comunque, al di là del diciamo suo. Che io più volte le ho sempre detto di stare calma e tranquilla e di lasciar parlare le persone quando le rispondono, perché comunque bisogna anche ascoltare le persone cosa ti hanno da dire, no? Mm-hmm. Prima di rispondere o di attaccare. Poi ho trovato in alcune dinamiche Cristiano fuori luogo, specialmente quando ha toccato il tasto suo nonno e famiglia, e io in quella circostanza l'ho trovato fuori luogo, non c'entrava nulla col suo percorso all'interno della casa e non vedevo perché dovesse tirare in ballo la storia di suo nonno che ormai, che comunque è morto, non c'è. L'ho trovato poco sensibile. Però su quella dinamica. Sai che c'è? Su altre cose avrei potuto ascoltare di più un Cristiano, perché comunque mi veniva difficile ascoltare le sue affermazioni, anche perché veniva coperto dalla voce sua e io lì l'ho sempre richiamata dicendogli lascialo parlare, fa parlare le persone e ascoltale prima di rispondere. Allora, secondo me quando uno ha un nonno così importante, perché comunque Fabrizio D'André è un'istituzione per noi in Italia, un certo, poeta e tutto il resto, è ovvio che ha anche delle responsabilità. Secondo me, tra le righe, Cristiano Malgioglio le voleva semplicemente dire, comunque è anche una battuta che si può fare, si può dire anche io posso dire a una mia amica, gli dico
guarda che così tuo padre si ribalta nella tomba, no? Per dire, non ti stai comportando bene, soprattutto se hai la responsabilità di essere la nipote di Fabrizio De André, perché è inutile rinnegare. Guarda, l'affermazione lei è la nipote di Fabrizio. Magari sono stati modi che sono stati sbagliati, secondo me. Io avrei trovato un modo e una chiave diversa da quella che ha trovato lui in quella circostanza. Vabbè, poi, noi ci auguriamo che Franceschina tra le tue braccia si tranquillizzi, si calmi, si sfoghi, sì, ragazzi, con l'amore e non con la rabbia. Gennaro, ma a questo punto non è che io sono San Gennaro. E perché no? San Gennaro! Ecco, meno tutti quelli che si chiamano Gennaro sono santi, hanno sopportato le donne, li aiutano, quindi pure tu lo devi fare. Lei dice così perché il suo compagno si chiama Gennaro ed effettivamente è un santo. Ammetti, i santi si chiamano Gennaro, adesso guarda, me, guarda caso di Napoli. Hai capito? Sicuramente è un grande allora il tuo compagno. Sì, 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 tu anche sei di Napoli, dove sei esattamente? Non mi ricordo, vicino Napoli, no? Vabbè, sì, ma, sì. Insomma, prendetevi un caffè se vi capita. Io sono sempre a Napoli, amo Napoli. chiamami quando sei a Napoli. Assolutamente, assolutamente. Io sarò lì a Itra, Ischia, Capri, Napoli. Vivo là praticamente, la mia città del cuore. Anche tu quando vieni a Roma chiamaci e sarai invitatissimo a un super party che farò io a ottobre, veramente top, dove verrà anche il nostro amico Nando Moscariello, che approfitto per salutare. Ciao Nando! Grande Nandino! Anche lui napoletano? Anche lui napoletano, doc, fantastico, con la sua scuola anche di recitazione con Maria Grazia Cucinotta. Sì, io dicevo, forse andrò a studiare da lui. E allora senti, sarai in una Gennaro, botte di ferro. Tra l'altro la scorsa settimana abbiamo avuto Nancy Coppola che è venuta e ha detto che tu volevi fare il protagonista di un suo video, è vero questa cosa? Ci ha rilasciato questo scoop. Che io volevo fare il protagonista di un suo video? Che dovevi fare il protagonista di un suo video, poi non è andata bene la cosa, è vero? Nancy Coppola. No, raga, ho avuto dei contatti da parte sua l'anno scorso, però poi non... No, invece fare. Voci di corridoio vi vedono, a te e alla Francesca De André, protagonisti ipotetici futuri di Temptation Island VIP. C'è un telefono che vibra, me lo levate? Scusate, non ma questa è una diretta. Viene. Allora, c'è... Raga, vi dico la verità, finora noi non siamo stati contattati da nessuno, sono solo rumors del web che ovviamente creano già notizie però non vere, e noi non siamo stati contattati da nessuno. Non abbiamo manco detto noi, non so perché sia uscita questa voce, vi dirò, è la prima cosa che appena ho letto sta notizia, ho detto no, cioè... Beh, dura prova, è un amore appena nato, un po' tra le difficoltà, no, andare a fare Temptation Island VIP. Non è che dopo 68 giorni rinchiusi in una casa, poi te ne vai a fare altri 21-25 da un'altra parte rinchiusi. Separati. No, raga, credetemi che il contesto format reality, cioè, non è facile, è da vivere. Cioè, non è che è tutto stupendo e bellissimo, hai comunque tante restrizioni, tante cose che non puoi fare. Io oggi vorrei vivermi un attimo la vita di tutti i giorni, quella reale, quella... Il tuo amore libero. Naturale con Francesca durante l'estate. Ma chi lo sa se a settembre poi alla fine non cambiate idea e non vi vedremo invece schierati a Temptation VIP e Giorgino farà il tentatore, aiuto, aiuto! No, scappiamo! Ah, giusto che me l'hai detto prima, allora un motivo in più per non andare. Ecco, hai capito? Senti, ma il bacio con Martina, tanto che ha fatto infuriare Francesca, adesso ci devi dire una cosa, un po' ti è piaciuto però, sembravi un po' preso. Raga, il bacio era un bacio finto, perché noi in quella circostanza abbiamo fatto la prova dei baci, il bacio era un bacio finto, non era un bacio vero. Un bacio di scena. Un bacio di scena. Però doveva essere recitato in modo veritiero, perché dovevamo passare una prova budget per il budget settimanale per Magna. Perché noi avevamo 150 euro a settimana diviso 15 persone. Senti Gennaro, io sono stata troppo felice di averti qui ospite da noi a Turchesando, spero di averti grazie. Nei nostri ma studi. Ma mi dispiace che non sono potuto venire lì da te. Ti aspettiamo mi qui. Mi piacerebbe allora, esserci di persona almeno. Dai, e devi venire di persona. Adesso ormai abbiamo i nostri contatti diretti, tanto poi tu sei libero da giugno in poi. Quando vuoi ci organizziamo, Roma-Napoli è un'ora di treno neanche, certo, e ci vieni a trovare, da voi. Vieni qui da noi. Almeno voglio spendere una radio per una volta, non ci sono mai state in radio. Allora guarda, Gennaro, sei invitato quando vuoi, anche se vuoi, il prossimo giovedì no, perché comunque abbiamo Francesco Vecchi di Cecchi Paone, ma...
Già, a il 4 luglio, se non sei partito con la tua Francesca per Laguna Blu, se vuoi possiamo organizzarci. Anzi, se vieni con Francesca facciamo un bel duo. Parla va con lei. Bene, va d'accordo? Va vi bene, aspettiamo, ragazze. Vi aspettiamo a braccia aperte. E poi se veniamo a Napoli ti chiamiamo nella un tua bacione Napoli. Grande, 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 siete e viva stupende, l'amore! Siete bellissime, grazie, grazie. Mille. Ciao, grazie, ciao. Ciao Gennaro, eccoci qua. Allora, amici, siamo qua, abbiamo fatto una bella lunga chiacchierata con Gennaro, adesso diamo la linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo. 100.5, state sempre ascoltando Turchesando. Abbiamo appena fatto una bellissima e lunghissima intervista a Gennaro Lillio dal Grande Fratello 16. Ci ha raccontato un sacco di cose, insomma, dice che da quando sono usciti dalla casa lui e Francesca De André non si sono mai più mollati, sono stati appiccicati per 8 giorni. Adesso lui è tornato a Napoli, lei sta per prendere un volo chissà per dove. Lui le ha dedicato una canzone d'amore molto bella che lei le dedicò a lui dentro la casa del Grande Fratello, quella di Elisa, Anche Fragili. E insomma, ragazzi, questa ragazza è stata molto criticata da me in primis, è stata sicuramente non un bellissimo esempio di donna all'interno della casa di Grande Fratello, però lui dice che ha scoperto una nuova Francesca De André fuori da questa casa. E chissà se durerà quest'amore, chissà se l'estate diciamo lo consoliderà oppure piano piano scema, che ne sai? Scemerà, chi lo sa, lo vedremo e vedremo se li faremo protagonisti di Temptation Albi. Ma li aspettiamo qui comunque, ci ha promesso che verrà. C'è una telefonata? Certo, perché noi ormai senza salutare Antonio da Nova Siris non possiamo chiudere la puntata, quindi dobbiamo fare un saluto veloce al nostro amico Antonio. Ciao, ci stai scrivendo? Ciao Turchese, ce l'abbiamo fatta, sei al mare, ti sentiamo in mezzo ai bambini che urlano e fanno il bagno. Bravo. Ci stai chiamando apposta per farci vedere, sentire che sei al mare, così noi rosichiamo un po'. Oggi eravamo in collegamento telefonico con Gennaro, quindi non ricevevamo nessuna telefonata, caro Antonio. Abbiamo fatto un'eccezione solo per te, molto veloce. Sentiamo gli urli dei bimbi, ti diamo un bacio grandissimo, fatti un bel bagno anche per noi. Ho visto il video di ieri, molto bello. Ah sì, il tuo, il mio, quello su Pamela, no, su Eliana Michelazzi, quello al mare, c'era al mare, si vedeva tutto, certo, tutto, pure Turchese va al mare, va bene, hai capito, meno male, ben fornita, meno male, ancora mi difendo, non c'ho più dei bellissimi orecchini. Volevo sapere una cosa, dici. Quando venite a Nova Siris? Guarda, adesso abbiamo tante cose da fare, ma appena potremo verremo a Nova Siris. Intanto tu... Tieni alta la bandiera di Nova Siri per noi, Antonio. È la puntata del 6, niente ancora. È online, sicuramente sarà online. Allora non era online, fino a ieri sera. Allora arriva. Tranquillo che arriverà. La metteremo adesso. La che accetta l'amicizia, mi mandi l'amicizia. Sì, va bene. La birichina, Angela. Ma la birichina, ma lei è nata birichina. Senti Antonio, noi ti salutiamo, ti abbracciamo, buon bagno, buon sole, buon tutto. Giovedì prossimo. Bacio, ciao. Ti difendi molto bene. Meno male. Allora, dice che mi difendo molto bene in costume, meno male che... che ha visto le tue storie e chiaramente si è innamorato ancora di più. Questo dovete sapere, che è un fan di Turchese che ormai praticamente vive per lei tutti i giovedì aspettando questo momento per chiamarla, sentirla e appunto farle una corte. Sei un po', insomma, potrebbe essere il tuo Mark Caltagirone, lo sai, perché lui sta lì a Nova Siri, non l'hai mai visto? Senti, per favore, guarda, lasciamo perdere i Mark Caltagirone, che ce n'abbiamo tutti qualcuno nella nostra vita, ma io preferisco un uomo in carne ed ossa, presente, vivo e vegeto. Tu no? Certo, chiaro. Okay. Tu ce l'hai? Io non lo so, boh, se ce l'ho, se c'è, se non c'è, chissà. Non ce l'hai. Nessuno ce l'ha, evviva la vita. Allora, in tutto ciò, volevo continuare a fare un po' una reconnexion, perché stiamo arrivando quasi alla fine. Intanto voglio risalutare assolutamente Gossip News Italia, che è sempre con noi, il supporter numero uno. Bollicinevip.com, dove sicuramente troverete una rubrica Turchesando e tutte le sintesi e gli articoli della puntata di Turchesando. A ringraziare sempre Isa e Kia. Ringraziare Chiara Proietti dall'altra parte del vetro, sempre di tutto il suo supporto. Poi mi sento proprio di cuore di fare un in bocca al lupo immenso a Maurizio Martinelli, che ha cominciato una bellissima avventura che piano piano scopriremo sempre di più e che dopo appunto comincerà con la sua trasmissione subito dopo di noi. E poi diamo qualche consiglio per quest'estate, insomma, cari amiche in ascolto. Chi odia i pinocchietti si deve arrendere l'idea, i pinocchietti. I ciclisti, esatto. La nuova moda, i ciclisti. Moda. Vi piacciono? Io non lo so. Ma si può andare in giro con i ciclisti? Ma che femminilità. Sono difficili da portare. Ma no, ma veramente, è una cosa... Il giallo acceso? Il giallo fosforescente. Il pois?
i pua, le righe. Ma vabbè ragazzi, arrendiamoci perché dobbiamo fare un po' i clown, mi sembra di capire, quest'estate, Turchi. Però c'è anche abbastanza una moda un po' anche selvaggia, un po' easy, senza tacchi. Quella non ci piace a me, alla sottoscritta, no, e ad Angela Chilli. No, solo tacco, tacco 12 tacco, ragazze, voce. Perché ballerine infradito ci fanno un po', vero? Non va bene, non per va carità, bene. No, però no, il color jeans chiaro, 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 denim, quello sì. Quindi se voi avete dei jeans scuri, metteteli in soffitta oppure metteteli nella candeggina e troverete l'accessorio must have più cool dell'estate. In tutto ciò io ringrazio sempre Angela Chilli con grazie me, ragazzi, che giovedì prossimo mi abbandonerà. Purtroppo sì, perché avremo Francesco, non vado in vacanza, vi giuro, però torno, vado a lavorare perché condurrò il premio del giornalismo, vi faccio un po' di pubblicità, giusto. Premio internazionale del giornalismo in diretta da Ischia, quindi ci rivediamo poi giovedì prossimo, giovedì dopo ancora. Invece giovedì prossimo avremo Francesco Vecchi e Cecchi Paone. Salutiamo Chiara Proietti dall'altra parte del vetro, in bocca al lupo immenso Maurizio Martinelli, lasciamo la linea a lui, in bocca al lupo. RDL